Fondo Italia con Gian Domenico Salvatori a Tirrenia. Gian Domenico, fiamme gialle e ovviamente anche squadra A nazionale di sci di fondo. Gian Domenico, sei improvvisamente diventato il più anziano della squadra, scusaci, ma è così. Ah sì, da quest'anno sono cambiate parecchie cose e mi sono ritrovato ad essere il più vecchio, diciamo, da un anno all'altro. Però questo dà comunque una buona motivazione, anche perché ci sono tanti giovani che hanno voglia di far bene e spero di aiutarli e che loro aiutino me e che ci tiriamo il collo a vicenda, diciamo, in tutti gli allenamenti. Ecco, è una cosa comunque stimolante, no? Essere, tra virgolette, appunto, il più esperto del gruppo, poter tu dare qualcosa a loro e poi magari raccogliere un po' la loro voglia, no? La voglia di emergere. Sì, loro sicuramente hanno tanta voglia di emergere. Io penso di avere anche abbastanza esperienza adesso e di poterli aiutare e penso che sia da parte mia che da parte loro tutti insieme possa venire fuori qualcosa di buono. Cosa pensi della tua passata stagione? Qual è il tuo giudizio? Ma qualche gara sono anche abbastanza soddisfatto, poi ai mondiali è stato quel che è stato, i vari problemi. Finito bene con i campionati italiani, con la staffetta alla 50, però è chiaro che voglio fare di più. Senti, quanta voglia c'è di rivivere anche una stagione normale, anche, dico, anche nel contesto della Coppa del Mondo, con il pubblico e tutto il resto? Penso che quello è quello che vogliono un po' tutti, atleti, organizzatori e tutti quanti. Ritornare un po' alla normalità e speriamo che dal prossimo inverno, che con le Olimpiadi, tutto questo avvenga, insomma. Ti è mancato un po' il pubblico in gara? Cioè, si nota l'assenza dei tifosi? Eh sì, diciamo che dopo tante località magari non ci sono tanti tifosi, però a un mondiale o comunque anche come può essere un'Olimpiade fa anche la differenza, secondo Immagino anche sul Cermis, probabilmente un po'. me. È chiaro, su Cermis ancora di più. Senti, ti trovi in squadra prima di un'Olimpiade? È più una motivazione o una responsabilità? Quale delle due cose senti di più? Ma penso tutti e due insieme. Tutti questi cambiamenti mi motivano ancora di più, anche perché alla fine se non si è motivati è difficile rimanere in questo ambiente, non si rimane qua per far passare le stagioni così a caso. Quindi ce la metterò tutta per aiutare i giovani e cercheremo di tirar fuori quel qualcosa in più che magari è mancato negli ultimi anni.